Oggi è una giornata importante all'ospedale della Murgia, soprattutto per il reparto di oncologia e in particolare della stanza per il sorriso. Sono con me Rosanna Galantucci, presidente di questa, della stanza del sorriso, e Amelia Sgobba, poetessa, scrittrice. E il ricavato del suo libro di poesie è servito per acquistare, realizzare delle parrucche che oggi vengono donate. Allora, ce ne vuoi parlare? Certo, grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. È vero, questo è il primo step del mio progetto. Io ho scritto questo libro di poesie Fra polvere e luce e avevo già detto all'inizio che il ricavato sarebbe andato in beneficenza alla stanza per il sorriso, per l'acquisto delle parrucche da devolvere, da regalare, da donare alle donne in terapia oncologica. Bene, oggi è arrivato questo momento, con il ricavato della vendita del mio libro sono riuscita a comprare delle parrucche che in questo evento, in questa mattinata, vado a donare alla stanza per un sorriso. Ok, quindi queste parrucche adesso diventeranno patrimonio, una dotazione della stanza del sorriso e quindi vengono idealmente consegnate a Rosanna Galantucci. Sì, certamente. Dunque, intanto ci tengo a precisare che tutto nasce perché questo è un progetto che mira alla umanizzazione dei reparti, perché quando noi siamo qui l'ospedale non è più un luogo triste, ma veramente si colora. E gli operatori, i medici sono felici di vederci e hanno anche loro un aspetto diverso. E Amelia si è inserito, perché questo è un progetto, è un momento di Amelia in questo progetto, e lei ha colto questo nostro desiderio, il ricavato appunto della vendita dei suoi libri, ha voluto che per le donne in cura oncologica, per quelle più insomma bisognose, ci fosse questo patrimonio. Quindi noi assumiamo oggi la donazione di Amelia a favore della stanza, ma per le donne che ne hanno bisogno.